prendo il là con la parola di sotterrare. Questo diapason riesce ad intonare perfettamente quella che è la fede declinata da esperienze femminili nella Bibbia. E credo che la stessa Etty Hillesum, che conosceva la Bibbia molto bene, si sarà ispirata a donne che sono grandi protagoniste dei testi biblici per formulare questo pensiero su Dio, per dare l'immagine di qualcuno che si trova nel profondo e non nell'altezza, non in alto, non nel cielo, ma nell'abisso della terra e, si può dire, del ventre di una donna, nel fango, laddove però tutto nasce in effetti. Una fede che risale dal basso, è la fede delle donne nella Bibbia. È un grido, è una pretesa, è un graffio, è una protervia che viene lanciata proprio verso il cielo, dove, secondo appunto la tradizione più antica, risiedeva Dio. Ma quando Dio non è così luminoso, sembra addirittura assente. Il periodo della Shoah è stato interpretato dai fratelli ebrei secondo questa categoria dell'assenza di Dio. Quando sembra almeno non rispondere, allora bisogna scavarlo, bisogna davvero dissotterrarlo. E mi permetto di ridurre, così almeno per quella che è la mia parte, poi verranno altre persone a parlare sempre della fede delle donne, credo. Mi permetto di offrire tre quadri di dissotterramento. Il primo quadro si lega anche per il contesto così concreto, storico, direi, ad Etty Hillesum, ed è un quadro relativo alla figura di Esther. Il libro di Esther è molto strano, perché c'è una tradizione ebraica che ce lo consegna diversa da una tradizione greca. Il testo ebraico presenta questa caratteristica, che quindi, come dire, ci serve veramente quasi come un simbolo, no? Della necessità di dissotterrare Dio, ed è che il nome di Dio non vi compare mai, non c'è mai. È l'unico libro della Bibbia in cui non viene mai citato, almeno nella tradizione, ripeto, ebraica, il nome di Dio. Il cantico ne ha a metà del tetragramma divino, che è Adonai, e il cantico ha Yah, solo due radicali, diciamo, solo due consonanti. Ma Esther proprio è completamente sprovvisto il libro del nome di Dio, e quindi anche la presenza di Dio sembra assolutamente tutta da cercare, insomma, non c'è. Ma c'è la fede di una donna, una fede non solitaria, come vedremo, ma certamente lì noi andremo proprio a vedere dove trovare Dio, proprio la fede di una donna come grande gesto di dissotterramento di Dio. Ma devo raccontare, essendo una fiaba, il libro di Esther, devo raccontare alcuni dettagli e così poi puntare un po' al cuore del messaggio. I dettagli sono quelli del contesto in cui questa donna viene a un certo punto presentata. Siamo nel regno di Persia, quindi siamo nel V secolo circa avanti Cristo, e c'è un momento di enorme espansione del regno di Persia, al punto che si avevano, c'erano insomma quattro grandi capitali, e il re era Assuero nel libro di Ester, ma Artaserse o Serse, identificato con possibilmente, no, con plausibilmente con questi due re storici, insomma attestati anche fuori dalla Bibbia.
Beh, ma che c'è di particolare? C'è che il regno viene presentato come il più potente, naturalmente, nel bacino del Mediterraneo in quel momento, e fondato sulla concordia, diciamo, o meglio, una parola molto più negativa che però andrebbe usata, è sull'acquiescenza. Ci sono 127 province che costituiscono questo grande regno e tutti sono assolutamente ubbidienti al re, e formano un insieme compatto, quasi inattaccabile. E la potenza di Assuero viene mostrata ogni anno, deve essere mostrata, e lo fa attraverso un banchetto che dura tantissimo, dura 6 mesi addirittura, un grande banchetto, cui vengono invitati tutti i prefetti delle province, insomma le persone che contano, i funzionari, perché è assolutamente imprescindibile che un potere politico così grande, si manifesti a tutti quelli di cui appunto su cui governa, su cui si impone, e si deve manifestare con la ricchezza. Allora, vediamo appunto la prima pagina del libro di Esther si apre, diciamo così, è una sorta di telecamera che ci presenta il palazzo di Assuero, il palazzo del re di Persia a Susa. È un palazzo bellissimo, i divani sono d'oro e d'argento, c'è tanto lusso, c'è tanta bellezza, c'è tanto spreco, perché un potere grande deve anche sprecare, cioè l'abbondanza deve essere assoluta e tutti devono rimanere a bocca aperta e dire: mamma mia, quanto è grande, il re di Persia è divino, tocca proprio bene. Ma c'è un piccolo incidente che quasi fa scricchiolare questo enorme potere. Che cos'è? Allora, il banchetto, appunto, no, è lunghissimo, il vino, viene detto con precisione, è a profusione, si beve illimitatamente, vedete dunque la grande festa del potere, e ci sono naturalmente, non possono mancare, anche le concubine, le ragazze, ragazzine, tutte più giovani di 16 anni, dai 12 ai 16 anni, non potevano essere più anziane, e quindi queste ragazze dovevano allietare questi uomini, il banchetto di soli uomini naturalmente, che significava un potere politico assolutamente incontrastabile, tutto compatto, ripeto. Beh, ma c'è qualcosa, a un certo punto deve essere presentato, vedete, molte donne sono molto importanti in questo libro, deve essere presentata a un certo punto la regina, la moglie di Assuero, che era ovviamente la donna più bella di tutto il regno, di tutte le 127 province, ma bisognava dimostrarlo, doveva essere fatta vedere nuda. E tutti i prefetti dovevano dire: sì, veramente questa è la donna più bella della Persia. Ma, coup de théâtre, la regina dice: no, non ci va. Ci piace molto questa donna che sta prima di Esther, ma è indispensabile perché inizi veramente la storia di Esther. Lei dice: no, non ci voglio andare, non si, come dire, non si presta, non ubbidisce, no? C'è un'obiezione di coscienza. Le donne nella Bibbia molto spesso fanno obiezione di coscienza. Perché? Per la propria dignità. Lei dice: no, no, non mi voglio presentare a tutti questi uomini ubriachi, no? Proprio. E quindi questo fa cadere tutta l'impalcatura, perché un sistema di potere è tanto potente quanto fragile. La fragilità di un sistema di potere sta in un no che viene detto da una sola persona. Una sola persona riesce a far cadere tutta l'impalcatura. E così fece Vasti, tanto che i saggi subito si riuniscono e consigliano al re di divorziarla immediatamente, perché non si sa mai che quando i prefetti tornassero a casa, che farebbero naturalmente, quando fossero, racconterebbero: la moglie del re ha disobbedito al re, e quindi adesso no, tutte le donne prenderebbero, lo dice benissimo il testo, prenderebbero forza e non ubbidirebbero più ai loro mariti. Sì, e sta di fatto che Vasti viene divorziata.
Ed ecco allora che inizia una seconda storia, ma sono un po', cioè, come dire, in effetti si coniugano queste due storie. Chi è Esther? Esther è una trovatella, è una ebrea, quindi vive in diaspora, diciamo è un'extra comunitaria, diciamo, in Persia, è giovane, non ha niente, diciamo così, non ha la ricchezza naturalmente essendo un'immigrata, poi, e poi viene, diciamo, è stata adottata da un suo parente che si chiama Mardocheo. Questo parente Mardocheo, ecco, forse aveva la bellezza, chissà, non si dice che fosse bella, ma c'è l'iniziativa di questo suo parente che l'aveva appunto in casa, l'aveva fatta crescere e dice, Esther la conduce nel palazzo del re, cioè la fa entrare in una via proprio di servizio, perché la fa entrare presso il grande collegio delle concubine. Lei entra e per un anno intero, 6 mesi più 6 mesi, si sottopone a cure di bellezza. Per 6 mesi tratta la sua pelle con l'olio di mirra, no? E per altri 6 mesi con altri unguenti e con altri, diciamo così, artifici tipicamente femminili, che sono vecchi come il mondo, perché addirittura in Genesi 6:1-4 si dice che siccome le donne si truccavano, quindi sì, i cosmetici, no? Cosmesi è molto antica, un'arte femminile molto potente, perché siccome le donne appunto si facevano belle in quanto erano stati scoperti dei metalli particolari, quindi delle polveri particolari, esse si truccavano e addirittura riuscirono, secondo quel testo di Genesi 6, a far innamorare i figli degli dèi, i quali, innamoratisi poi delle donne, insomma, dovettero, come dire, decaddero dalla loro condizione divina e diventarono o eroi o comunque, insomma, praticamente semidei, eh? Quindi c'è questo. Bene, e così la potenza di questa donna che dopo questo anno di trattamenti, che cosa fa? Una sera viene chiamata da Assuero e lei naturalmente era bellissima, il re di Persia la vuole sposare, è una storia quasi come Cenerentola in un certo senso, ma dov'è la grandezza di questa donna? Che ce la paragona, per carità, una è Tillesum, ma certamente la povera è Tillesum, no? È morta nel campo di concentramento, ma Esther invece riesce a fare qualcosa di assoluto, riesce veramente a dissotterrare Dio in che modo? Dunque, vado allora, adesso lascio un attimo la suspense per chi non conoscesse il testo, ma e vado, è importante perché vediamo, lo sviluppo è quasi, no, come dire, pieno, ci fa stupire praticamente, e vado alla importanza del rotolo di Esther nella liturgia, diciamo, dei nostri fratelli ebrei. È una Megillah, è la Megillah più importante che viene considerata tale proprio dai fratelli ebrei, tra le 5 Megillotte. Le Megillotte sono i 5 rotoli che vengono letti in occasione delle feste ebraiche. La Megillah di Esther, delle feste più importanti, viene letta a Purim. Purim è la festa di Carnevale. Purim significa destino, diciamo così, significa la sorte, di per sé pur è il dado che viene lanciato per stabilire la sorte. E perché il carnevale ebraico legge la Megillah di Esther? Perché si chiama proprio sorte il carnevale ebraico? Perché in quel giorno gli ebrei che cosa festeggiano? Carnevale, quindi una festa assolutamente allegra, piena di gioia, festeggiano il rovesciamento delle sorti, il rovesciamento del destino. Ma quale destino infatti era stato fissato per loro che viene rovesciato? E perché appunto a Carnevale i ragazzi giocano con le raganelle? Conoscete le raganelle? Sono delle ruote dentate, la suora le conosce, che fanno tec 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 tec, e una volta ci si giocava, no? Almeno i nonni ci giocavano, sono delle ruote dentate di legno che naturalmente scorrono, e quindi il cambiamento della sorte. Ma perché i ragazzi ebrei giocano con questo? Perché raccontano e fanno memoria di una trovatella ebrea che diventò regina, e perché a lei è legato il capovolgimento delle sorti. Perché?
Allora, quando ritorniamo a Susa, ritorniamo velocemente a Susa e vediamo quello che succede. Allora, Esther viene sposata da Assuero, quindi lei ormai è, diciamo così, quasi imprigionata, per carità, in una prigione dorata, però imprigionata dentro al palazzo di Susa, e lei è la regina, e va bene. Il re, Assuero, non sapeva che fosse ebrea, non sapeva per niente, perché gli uomini un po' istupidiscono, no? Quando vedono una donna bellissima, non si ricordano neanche di chiedere, ma da dove viene? No, niente, l'ha sposata pur essendo ebrea, però non lo sapeva, e lei, Mardocheo, le aveva detto, guarda, non rivelarglielo, non ti sposa più, no? E invece è così, tutto bene. A un certo punto però che cosa succede? Succede che il viceré, che si chiama Aman, incontra Mardocheo, che è appunto, no, questo parente di Esther, e vuole l'inchino da parte di Mardocheo. Ma Mardocheo è un ebreo, non si può inchinare dinanzi a nessun potere umano, come noi cristiani, che abbiamo avuto i martiri a Roma, anche perché non si inchinavano agli imperatori. Bene, l'ebreo non si può inchinare perché solo a Dio, Gesù stesso lo dice a Satana quando lo tenta, no? Dice, guarda, se tu ti inchini a me, ti prostri, io ti darò i regni. Ricordate la seconda grande tentazione, quella del potere, e Gesù dice, no, solo a Dio ti prostrerai. Bene, Mardocheo non si prostra, Aman che cosa fa? Ripeto, è il viceré, cioè il numero due, diciamo, di Assuero, emana un decreto di sterminio degli ebrei. Questo è scritto in Esther. Allora tutti, c'è un testo molto corposo e che è veramente toccante perché sembra di leggere qualcosa del periodo della Shoah, e dice questo popolo dà fastidio, questo popolo è un elemento di disturbo, e quindi il re, grande re Assuero, per la pace universale decide di sterminarlo, la soluzione finale, questo decreto c'è, la soluzione finale. Allora che succede? Mardocheo, che viene a sapere questo naturalmente perché subito parte la burocrazia incredibile, potentissima dell'impero o comunque del grande regno di Persia, e quindi in tutte le province devono sapere che gli ebrei devono essere sterminati, e quando deve essere concluso lo sterminio? Il 14 del mese di Adar, che sarebbe l'attuale giorno di Carnevale, il 14 del mese di Adar, tutti gli ebrei devono essere sterminati. Allora, come fa Esther a cambiare le sorti? Che la sorte riguarda proprio quel 14 del mese di Adar. Fa in questo modo, allora. Gli ebrei tutti quanti si mettono la polvere sul capo, piangono, fanno digiuni, fanno lamenti, stanno per essere tutti uccisi, davvero penso al diario di Etti, no? Cioè i rastrellamenti cominciano adesso praticamente, ma Esther, che vi dicevo ormai è regina, quindi sta dentro, è in una condizione assolutamente privilegiata rispetto ai suoi fratelli, non sa niente, è molto forte, mi piace, cioè mi colpisce sempre pensare a come dentro i palazzi del potere, spesso e volentieri, da dove vengono fuori cose terribili, leggi ingiuste o decreti di morte, da dove vengono fuori, chi sta dentro non patisce niente di quello che patisce la gente. No? C'è questo diaframma tremendo tra i palazzi del potere e la condizione delle persone che stanno fuori. Sta di fatto che Esther non viene a sapere di questo decreto da dentro, pure era la regina, stava dentro, ma da fuori. Mardocheo riesce insomma a farle avere una copia di questo decreto di morte, di sterminio degli ebrei. E lei, ecco che cos'è la fede in questo libro. La fede non è qualcosa di, come dire, di spiritualistico, ma è una decisione, perché Mardocheo dice, ricordati, mentre le manda questo editto di sterminio, ricordati di come eri tu, ricordati dei tuoi fratelli, adesso che tu sei la regina, quindi era intoccabile lei, non avrebbe mai, avrebbe potuto, come dire, nascondere per sempre la sua identità ebraica, perché non lo sapeva Assuero. Lei avrebbe potuto dimenticare di essere nata ebrea. Assuero le manda a dire, ricordati però che non troverai salvezza da sola,
Molto potente questa frase, perché ci dice cos'è la fede. La fede è la consapevolezza che da soli nessuno di noi si possa salvare. Prima di tutto questo. E poi la fede è la decisione, perché Esther avrebbe potuto, ripeto, importarsene dell'editto che riguardava gli ebrei. Tanto lui, poi dopo anche il re glielo ripeterà a suo marito e le dirà: guarda che questo editto vale per gli altri, ma non per te. Allora lei si trova dinanzi a una scelta, deve fare una scelta, deve o riconoscere il legame con il suo popolo, primo, o riconoscere ciò che sarebbe stato giusto fare, cioè difendere un popolo innocente, quando anche non fosse stato il suo popolo. Ma lei è una donna, è la regina, e avrebbe, no? Comunque dovuto scegliere, e avrebbe dovuto o meno fare un'obiezione di coscienza a quell'editto di morte di quel popolo, ingiusta, ingiusto, solo perché era un editto, tra l'altro, che il re aveva firmato senza neanche sapere bene cosa stesse facendo, perché Amanna aveva macchinato tutto. Sta di fatto che Esther, che cosa fa? Cioè, allora, appunto, una preghiera che è nella tradizione greca stupenda, in cui Esther proprio mostra la fede di una donna, mostra, e lì veramente, lì invece nella tradizione greca c'è il nome di Dio, perché lei dice: tu Signore, no? Ricorda quello che Dio ha fatto con il suo popolo, e poi gli dice: io sono sola. Questa è la confessione di fede di Esther. Io sono sola, aiutami Signore, io sono sola. La confessione di fede di questa donna sta nel mettere fuori e mettere dinanzi a un Dio della memoria, un Dio del passato, a un Dio che veramente non c'era a Susa, non si vedeva più a Susa, non c'era in questa diaspora, ma c'era solo nella memoria lontana dell'esodo, dei padri, di quei padri lontani, casomai legata ad Israele, ma loro non stavano più in Israele. Era qualcosa di remoto questo Dio, ma la debolezza di questo momento le fa di sotterrare quel Dio e mettere nelle sue mani davvero la sua fragilità. Un punto sulla fede, dunque, una piccola nota. La fede fa diventare la debolezza una carta vincente. Questa è la fede. La fede non è la virtù di, non è una convinzione nell'esperienza delle donne, non è una convinzione, ma è che cosa? Un consegnare la propria solitudine, la propria debolezza, la propria inermità. Consegnarla vuol dire non fondarsi più su di essa, ma metterla in relazione con una misericordia di cui si ha memoria, di sotterrare Dio. Metterla in relazione con un Dio che davvero diventa, come si può dire, esce fuori con la propria debolezza. Questo veramente, no? Qualcosa che interpreta fortemente il destino dei fratelli ebrei nel secolo breve, nel Novecento, ma interpreta anche il nostro destino, i momenti di crisi. Che si può fare nei momenti di crisi? Se non porgere la debolezza, per fare che cosa però? Per un riscatto. Perché desideriamo un riscatto. La fede non è, cioè voglio dire, la fede non è necessaria perché dobbiamo avere un partito, no. È necessaria perché ci sono delle persone innocenti che sono mandate a morte. Diventa necessaria in questo momento la fede delle donne è per la salvezza, come ha detto il Papa, come ha scritto il Papa. Le donne scendono in campo per salvare il loro popolo. Ecco dove nasce la fede. Ed Esther infatti sarà la grande madre degli ebrei della diaspora, perché non ci sarebbero più stati ebrei in diaspora. Guardate, il regno di Persia prendeva davvero tutto, forse in quel momento, no, in cui era molto molto diffuso il bacino del vicino oriente, insomma, quindi ebrei non ce ne sarebbero stati forse più, se Esther non avesse avuto questo coraggio di dire, e questo davvero mettere in gioco Dio, benché non avesse nessuna garanzia su di lui, e presentarsi poi a suo marito il re, rischiando la morte, rischiando di morire.
perché lei stessa dirà appunto, ma io non posso presentarmi a mio marito, perché nessuna moglie, nessuna regina poteva decidere così autonomamente, di propria iniziativa, di presentarsi al re se non fosse stata convocata addirittura da lui. Quindi lei rischia la vita solo perché si permette di presentarsi dal re. Infatti quando arriva lei è svenuta e c'è una scena, insomma, in cui, va bene, comunque adesso devo tagliare su questo, sta di fatto che Esther riesce a fare che cosa? Ad informare una serie di cose che dovete leggere nel libro, e alla fine riesce. Il 14 del mese di Adar tutti gli ebrei saranno salvati. Esther riesce a fare quello che nessuno è riuscito a fare nel 43-44, e lei ci riesce. Questa è la fede, una potenza incredibile, un mettersi in gioco rischiando la vita, quello che non è riuscita a fare la Croce Rossa, quella che non siamo riusciti a fare neanche noi cattolici, fermare quella macchina tremenda. Il libro di Esther, guardate, va letto proprio per rileggere quel periodo molto vicino a noi e per coniugare dunque i periodi della fede, i tempi della fede, che sono davvero metastorici, che coniugano diverse situazioni così distanti, ma quando ci fosse veramente, e questa è una donna, dunque sempre, vado al secondo e terzo quadro velocemente, sempre nella Bibbia c'è questa costante, la fede delle donne entra in ballo in periodi particolari della storia di Israele. Tutti loro sanno che le donne non hanno avuto grandi ruoli, diciamo, no? Cominciamo, Abramo è un maschio, Abramo, Isacco, Giacobbe, i patriarchi sono tutti maschi, Adamo stesso, insomma, vabbè, lasciamo stare lì, poi così potrebbe, però insomma, la preeminenza, c'è anche un maschilismo nella Bibbia, perché no? Non solo una grande importanza della figura maschile. Non so, le 12 tribù sono, no? Giacobbe aveva 13 figli, ma noi ne ricordiamo sempre quasi 12, vero? Perché la 13esima era una femmina, si chiamava Dina. E i 12, cioè, poi vabbè, poi anche nel Nuovo Testamento, che dite? Poi i re di Israele, naturalmente, tutti sono stati maschi, c'è una sola giudice donna che è Deborah, e i profeti, quelli che abbiamo nei nostri libri, sono tutti intitolati a nomi maschili, e va bene, e poi anche i 12 apostoli di Gesù. Gesù è maschio, i 12 apostoli di Gesù. Bene, allora, questo indubbiamente, ma la fede delle donne è straordinaria. E va tirata veramente fuori oggi, nel senso che dobbiamo oggi, perché quando si rende indispensabile la fede delle donne? Nei momenti di crisi, anzi io direi nei momenti in cui c'è una questione di vita o di morte. Ora io non ho il tempo di passarle tutte, naturalmente, ma quelle del Primo Testamento, Ruth e Noemi, per esempio. La famiglia di Noemi stava proprio finendo. Guardate che la famiglia di Noemi è la famiglia di Gesù. Sappiamo, no? Loro sanno benissimo questo. Obed sarà il figlio di Ruth. L'alleanza di queste due donne dà il pane e il futuro, Bethlehem, e il futuro, Obed, Jesse, Davide, e poi arriviamo anche fino a Gesù, no? Quindi c'era un momento, no? di carestia, e quindi le donne, Deborah anche, Giuditta, Betulia, Esther abbiamo visto, ma insomma potremmo citarne tante altre che non vengono magari meno importanti. Arriviamo al Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Luca, nel primo capitolo, ci sono due donne che veramente, Elisabetta e Maria. Cito per prima Elisabetta, allora, perché mi sembra di poter dire che queste donne avessero un po' come Vasti ed Esther, le donne, ecco un'altra caratteristica, le donne agiscono sempre in coppia, sempre in due, e questo ci fa fare un'altra nota sulla fede. La fede si vive sempre almeno in due, la fede non è un fatto individualistico e neanche individuale, se mi permettete, nella Bibbia. Perché se non c'è relazione non c'è fede, se non c'è alleanza non c'è fede, anche le vocazioni sono due a due. Gesù del resto chiama i suoi, no? Li chiama due a due, il Vangelo di Marco, chiama Pietro e Andrea suo fratello, chiama Giacomo e Giovanni, e li manda anche due a due. Beh, e qui le donne sono veramente un grande segnale. Poi, allora, dunque, che cosa accade nel Nuovo Testamento, che passaggio c'è? Allora,
operato dalle donne, che Luca mette proprio, quasi in maniera un pochino perfino provocatoria, all'inizio del suo Vangelo, il terzo Vangelo. Dunque, allora, l'angelo Gabriele, prima di andare da Maria, tutti loro sanno, andò da Zaccaria. Allora, dobbiamo mettere a fuoco una figura maschile, Zaccaria, e due figure femminili, Elisabetta e Maria. È importante perché, dunque, l'angelo Gabriele va da Zaccaria quando? Chi è Zaccaria? Zaccaria è un sacerdote, levita. Sua moglie Elisabetta, lo stesso, appartiene alla stessa famiglia. È un sacerdote giusto perché osserva la legge insieme a sua moglie, ma ha un handicap, non ha figli. È un handicap. Perché chi osserva la legge, dice la Torah, avrà ricchezza, salute e figli, possibilmente maschi. Il fatto che non avessero figli era un segno quasi di maledizione o di non benedizione. E insomma era qualcosa che creava un interrogativo. Come mai non hanno figli? Eppure sono giusti. C'era un vuoto. Un sacerdozio che non era fecondo. Sacerdozio infecondo. Bene, ma il sacerdote ha una funzione assolutamente mediativa. Il sacerdote non officia per se stesso, ma c'è una triangolazione. Allora, c'è il popolo che sta fuori dal tempio o nelle zone adesso riservate, che prega. Se voi ci fate caso, nel primo capitolo del Vangelo di Luca, c'è il popolo che pregava fuori, sembra versetto 10, mentre Zaccaria stava dentro e prendeva la preghiera del popolo, il quale desiderava un Messia, si sentiva sterile in questo periodo, prima della nascita di Gesù, e desiderava una consolazione da Dio, la consegnava al sacerdote. Il sacerdote offriva l'incenso, Zaccaria, e Dio avrebbe annusato questo incenso, le sue narici si sarebbero allargate, il suo naso si sarebbe allungato e sarebbe stato misericordioso. Dio avrebbe risposto. La gente aspettava fuori. Che succede nel tempio? Zaccaria porta questa preghiera con l'incenso, arriva l'angelo Gabriele e gli annuncia la nascita di un figlio. Benissimo, che si chiamerà Giovanni. Ma Zaccaria quando esce, come esce? La gente aspettava fuori intanto. Ma come esce Zaccaria? Vi ricordate? Muto. E che è successo? Questo canale si è interrotto. Eppure Dio c'era nel tempio, perché l'angelo Gabriele aveva annunciato a Zaccaria la nascita di un dono di Dio. Dono di Dio significa Giovanni. Ma lui, testo dice chiaramente, non aveva creduto. La fede, la mancanza di fede è un muro. A che cosa? A che cosa? Alla presenza di Dio. Ecco perché bisogna dissotterrarlo. Anche questa è un'esperienza di dissotterramento di Dio, o meglio, di dissotterramento dal cielo, perché Dio veniva dal tempio, veniva, no? Dall'alto, ad annunciare la consolazione, il Messia, la consolazione per questo popolo, ma i sacerdoti pongono un tappo. Non crede Zaccaria. Quindi viene meno alla sua funzione, perché il sacerdote è un canale, non è un tappo. Dovrebbe essere questo, ma in questo momento il sacerdozio è muto, non dice niente, non sa portare ad Israele, al popolo di Dio, la parola di consolazione, la parola di salvezza, la parola del medico, la parola di guarigione. È un tempio insignificante. Quel tempio non dice più niente. Ci dobbiamo pensare molto bene anche oggi noi. Quando noi come Chiesa non riusciamo a dire niente, a chi? Al mondo. La fede non è per noi, è per le creature che hanno sete di vita. La fede è questo, è una diaconia della vita. Ma se noi, dalle nostre Chiese, non facciamo passare niente che possa veramente essere una parola di libertà, di vita, di verità, di futuro, di speranza, allora diventiamo un muro, perché non possiamo dire che Dio non ci sia. Dio c'è in quel tempio, si tratta di farlo parlare. Questo è nelle mani dell'uomo, è nelle mani dei sacerdoti, ma vediamo come porta avanti Luca questo racconto. Beh, lui non crede, esce muto e la gente resta a bocca asciutta. Ma chi crede invece?
la moglie. La moglie è felice, perché dice: benedetto questo giorno, che Dio ha tolto la mia vergogna di mezzo agli uomini, perché era una donna sterile. Guardate, è potente questo confronto tra maschi e femmine, anche, per carità, non voglio essere di parte, no? Però è interessante che Luca faccia questo specchio, metta proprio. Zaccaria non crede, Elisabetta ce l'ha nel grembo, lo incarna, questo figlio lo incarna, ecco perché crede, e subito non c'è niente di più che una donna possa desiderare che il suo grembo sia fecondo, cioè porti a lei stessa che cosa? Il futuro. Perché un figlio è il futuro, un figlio è la primavera, un figlio è l'eternità, ci rende eterni il nostro figlio, i nostri nipoti, no? Cioè noi moriremo ma loro continueranno a vivere, e questo è Elisabetta. Quando a un certo punto arriva il giorno della circoncisione di Giovanni, l'ottavo giorno, arriva la gente, no? Parenti, amici, e dicono: come si chiamerà questo bambino? Si chiamerà Zaccaria. La tradizione, no? Eh sì, la tradizione. Zaccaria poi significa il Signore ricorda, Zaccaria è un nome, per carità, assolutamente importante, significa anche figlio maschio, ma perché, e invece lei dice no, un'altra obiezione di coscienza. Elisabetta, guardate che il futuro viene dalle donne anziane, no? Perché lei dice no, si chiamerà Giovanni. Guardate, lei non poteva dire no. Vedete, un'altra obiezione, no? Non poteva, perché era fuori dalla tradizione, non poteva lei decidere il nome del figlio, perché i figli nel mondo biblico, no, del Primo Testamento, sono del padre, è il padre che genera i figli, la madre semplicemente li partorisce. Ma questa donna dice si chiamerà Giovanni, perché? Perché era qualcosa che veniva fuori naturalmente dal suo grembo, era un dono di Dio. Aveva aperto il suo grembo sterile e aveva bagnato il suo grembo anziano, perché era una donna anziana, ma era diventata, la sua pelle si era ammorbidita, il dono di Dio c'era stato, e quindi lei non poteva dire che un altro nome, perché questo nome era il suo corpo stesso, la sua storia, la sua vita. Questa è la fede delle donne nella Bibbia. La fede delle donne è una fede onesta, diciamo così, cioè che dice questa è la verità. Dio è dono in me, perché quello che mi sembrava impossibile, avevo osservato la legge per tutta la vita, ma non mi aveva dato un figlio, non mi aveva dato. Adesso questo è il dono di Dio, perché il dono di Dio è ciò che fa fiorire la steppa, è il vero miracolo, e la fede non è altro che accogliere il miracolo, la fede è il vero miracolo. Bene, subito dopo infatti, insomma, no? Anche Zaccaria prenderà da lei, il sacerdozio di Zaccaria ritornerà ad essere un sacerdozio parlante in virtù della, diciamo così, della parola della moglie, sarà la moglie a far ridiventare sacerdote Zaccaria, passando ella stessa attraverso un sacerdozio tra virgolette, perché lei veramente era diventata il canale del dono di Dio. E poi Maria, naturalmente. Maria, quando arriva, Maria, dico solo questo su Maria, l'angelo dunque prima è andato nel tempio, poi andate a rileggere per bene un capitolo solo del Vangelo di Luca, poi però che ha fatto? Dio non si fa ingabbiare. Quando l'angelo Gabriele va in Galilea, dimostra che cosa? Che la presenza di Dio non sta solo nei luoghi preposti, perché certo tutti andavano nel tempio a cercare Dio, e l'angelo di Dio doveva stare nel tempio e mica doveva stare in Galilea. Invece che fa? Visto che non c'è possibilità di passaggio, che fa l'angelo di Dio? Va nella regione più profana del Nuovo Testamento, la Galilea. Si chiama Galilea delle genti. C'è il lago di Tiberiade, ci sono tutti i simboli negativi, tanti demoni ci sono, pubblicani, prostitute, ci sono in Galilea. E c'è una ragazza, che non è un sacerdote,
che non è sposata ma ancora non vive con suo marito, quindi ancora non ha questo mantello, il marito non gliel'ha messo sulle spalle, quindi è esposta da tutti i punti di vista, è una laica, è come dire, è veramente il gradino più basso, è perfino ancora una donna che non è madre, essendo vergine, no? Naturalmente è impotente, totalmente, totalmente impotente. E qui il dono di Dio, che si fa fede. E Elisabetta, quando no, si incontreranno e Giovanni si muoverà nel suo grembo, le dirà: beata te che hai creduto. La fede è una beatitudine nelle donne, è una beatitudine, veramente. Perché davvero c'è questa, come dire, assoluto concime della vita, la fede è il concime della vita, no? E quindi, nonostante, no, tutto quello che rischia la stessa Maria, però lei dice: eccomi, e inizia questo grandissimo affresco della fede cristiana. Quindi, secondo dissotterramento, no? Quindi allora, dissotterrare Dio, che significa? Significa anche demolire delle cose che lo tengono sepolto. La fede è profezia, in queste due donne è profezia. È qualcosa del tutto inedito. La fede di un'Elisabetta non c'era prima. Così la fede di una Maria non c'era prima. Perché la fede significa dire un sì in un momento preciso che mai si ripete nella storia, rischiando il tutto per tutto. E le donne sono più coraggiose. Terzo ed ultimo quadro di questo dissotteramento. Beh, il rapporto tra Gesù, gli apostoli, e Gesù e le donne. Mi avvalgo velocissimamente del Vangelo di Marco, perché veramente vado a concludere. Il Vangelo di Marco è il Vangelo più breve, il Vangelo più, diciamo così, della sequela, anche chiamato. Dunque, c'è un rapporto assolutamente particolare che Gesù ha nel Vangelo di Marco con gli apostoli. Il tema della fede è molto forte. Allora, Gesù chiama solo maschi, solo uomini, non chiama le donne, no. Ma Gesù dà un'attenzione assolutamente speciale ai 12. Intanto li chiama. Bene, poi che cosa fa? Nel Vangelo di Marco, Gesù non fa niente senza gli apostoli, niente. Nei miracoli, un po' diverso dagli altri Vangeli, ma restiamo al Vangelo di Marco. I miracoli, tutte le parabole, insomma, gli insegnamenti che Gesù dà, tutto condivide con gli apostoli, non solo. Li chiama, capitolo 3, capitolo 1, già versetto 16, Gesù chiama Pietro, no? All'inizio, Pietro e Andrea, assolutamente, no? E poi gli altri due, i primi quattro. Capitolo 3, ne costituì 12, li costituì, cioè ne fece un corpo solo, come se fossero, guardate, la sua sposa. Gesù diventa un tutt'uno con i 12, sì, tanto è vero che dice, li costituì perché stessero con lui, questa è la ragione. Poi anche li mandò a scacciare i demoni, ma prima di tutto per sposarli quasi, perché stessero con lui. Questo è il primo grande motivo, no? Per cui Gesù li costituisce. Poi nel capitolo 6 Gesù li manda due a due, prima missione dei 12. Ed essi che cosa fanno? Le stesse cose che faceva Gesù. Scacciavano i demoni, annunziavano il regno dei cieli, eccetera, eccetera. Le cose che faceva Gesù. Quando tornano, no? Gesù ha un trattamento dolcissimo con gli apostoli, è quasi madre degli apostoli, beati loro, veramente. Gesù ha avuto tanta compassione verso le folle, verso le donne, anche la fede loro era molto grande, l'emorroissa, eccetera, eccetera. Ma, come dire, ha risposto sempre, no? con prontezza al bisogno del lebbroso, eccetera, di tutti quelli che erano impotenti, malati, eccetera. Però ha avuto una cura specialissima per loro, aveva un debole per i 12 Gesù. Gli insegnava le parabole, il significato delle parabole. Lui raccontava le parabole a tutti, ma solo a loro le spiegava, dove? In casa. Viveva con loro, mangiava con loro, dormiva con loro. La barca di Pietro era la sua. Nel Vangelo di Marco, noi possiamo dedurre tranquillamente che vivesse a casa di Pietro ormai Gesù. E quindi, pensate un po', davvero, addirittura
quando appunto tornano, no, in questo momento in cui erano stanchi, avevano evangelizzato diverse città, avevano anche avuto in molti casi dei rifiuti, quindi tornano da Gesù e cominciano a raccontare. Gesù invece di dirgli: ma ditemi un po', ma quanti proseliti avete fatto? Invece dice: venite in disparte, riposatevi un po', voi da soli. Pensate quanto è dolce, no? Riposatevi. Lui vuole dare il riposo ai suoi. Beh, e poi naturalmente, addirittura, la moltiplicazione dei pani e dei pesci saranno gli apostoli stessi a farla, perché Gesù dice: voi stessi date loro da mangiare. A tanto arriva il potere, la grandezza dei dodici. Ma coupe de théâtre, un'altra volta, un giallo c'è, perché nel Vangelo di Marco, sotto la croce, non c'è nessuno degli apostoli. E chi dirà: costui era veramente figlio di Dio, sarà un centurione romano, uno straniero, un lontano, che nel Vangelo di Matteo lascia a bocca aperta se è lo stesso Gesù, perché sarà l'unico caso in cui Gesù dirà: non ho mai visto tanta fede in Israele. Lo dice a proposito di un centurione romano, di un uomo di armi, di uno straniero, di un non circonciso. Pensate un po', che certamente non aveva avuto nessuna lezione di catechismo, aveva sentito mai parlare di Dio, però ha avuto una fede grandissima che lasciò taumazo, dice la lingua greca, a bocca aperta Gesù. No, beh, sotto la croce non ci sono. Quando il corpo viene deposto non ci sono. La mattina di Pasqua neanche ci sono. Dove sono finiti i dodici? Quando Gesù annuncia la sua morte, per tre volte annuncia la sua passione, morte e anche resurrezione, i dodici si fanno sempre più lontani da Gesù, a cominciare da Pietro e poi i figli di Zebedeo, i quali, quando Gesù annunciava che sarebbe morto adesso a Gerusalemme, che pensavano? A chi fosse tra loro il più grande, no? E che loro due potessero stare uno a destra e uno a sinistra, cioè a che pensavano? Alla successione, probabilmente qualcuno ha scritto questo. Pensavano: cioè, adesso Gesù muore, il maestro muore, e chi di noi succederà? Chi di noi avrà? È dura, è dura leggere come procede. Quando Gesù poi si trova da solo quella notte sul Monte degli Ulivi, il Vangelo di Marco dice: Pietro, dormi. Lui aveva bisogno di loro, di condividere questo momento di estrema solitudine, ma loro dormivano. Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega. Pietro dice: no, non l'ho mai visto io. A quella ragazza che chiedeva: ma no, ma anche tu eri con lui, no? Anche tu sei Galileo, eri con lui. E Pietro dice: no, non l'ho mai visto, mai conosciuto. Così va. E chi invece? Chi c'è sotto la croce? Ci sono le donne. E qui davvero, no, non per mettere in cattiva luce gli apostoli, ma per dire che gli apostoli si trovavano in una crisi così forte che vedevano il loro maestro morire. E loro dicevano: ma noi che fine faremo? Avevano lasciato le loro case, no, per stare con lui. Quindi c'è veramente una crisi. Le donne, dice Marco molto precisamente, erano sotto la croce, ne cita tre, insomma poi dice anche altre donne, che l'avevano seguito fin dalla Galilea. Interessante, perché Gesù chiama gli apostoli, i primi apostoli in Galilea. Quindi dal primo momento della sequela le donne l'avevano seguito, a Colosseo in greco, cioè l'avevano seguito. Allora io dico certe volte così, soprattutto un po' per così, però dico: le donne non erano state chiamate da Gesù, però l'avevano seguito lo stesso, perché essendo talmente svegli che insomma non avevano avuto bisogno neanche di essere chiamate, avevano riconosciuto che fosse la persona giusta e l'avevano seguito, no? Però è interessante, lo seguono sotto la croce, quindi diventano le testimoni della morte di Gesù. Che la morte di Gesù bisognava attestarla poi nel Kerygma, no? Voi siete ormai esperti di queste cose. E chi? Loro c'erano. Loro no, gli altri no, gli apostoli. Quindi questo. Poi alla deposizione del corpo. Bisognava certificare che Gesù fosse veramente morto e che fosse poi sepolto.
no? Non fosse scappato, non fosse una morte non autentica. E quindi al sepolcro con Giuseppe di Arimatea, e poi il terzo giorno, il sabato, quando loro vanno, Maria di Magdala l'anno per prima, e arriva questo giovane, no? vestito di bianco, Leucos, cioè, che dice loro: è risorto, non è qui. E il Signore stesso, diciamo, attraverso quest'angelo, manda queste donne, Maria di Magdala, quella che poi ci andrà, da Pietro e dagli altri apostoli, dagli undici ormai erano restati, e a dire loro: il Signore è risorto e vi precede in Galilea. Incredibile, ricomincia tutta la storia. Le donne sono le evangelizzatrici della morte e risurrezione di Gesù. Presso chi? Guardate, presso gli apostoli. Per noi le padri chiamano, no? La Maria di Magdala, apostola apostolorum. Sì, lei è stata anche nel Vangelo di Marco, possiamo dire questo. E ritorna ancora però, poi alla fine, nella parte aggiunta del Vangelo di Marco, versetto 9 in poi, l'incredulità ancora una volta di Pietro, perché dice: non credettero alle sue parole, non credettero alle parole di Maria di Magdala, per fortuna che il Signore stesso poi apparve, e allora credettero. Credettero quando videro il Signore risorto, no? Ma questo è molto bello. Quindi questo terzo dissotterramento, sì, un autentico dissotterramento. Questa fede, la fede di queste donne, fanno davvero, come dire, portano l'annuncio che il Signore era dissotterrato, cioè era risorto, l'annuncio della risurrezione. E che dire ancora? Mi fermo e vi ringrazio tanto. E forse questo vorrei semplicemente dire: penso che nel periodo, insomma, in cui viviamo, nella nostra Chiesa, ma anche nella società, perché vedete c'è una responsabilità della fede che va verso il mondo in cui viviamo, non solo verso la Chiesa, ma anche nella Chiesa, oggi la donna si debba molto mettere in gioco, no? Non solo perché la tradizione biblica è questa. Le donne veramente hanno salvato la famiglia di Davide, le donne sono le custodi della vita, e la fede è la nostra vita, e quindi una responsabilità particolare. Io auguro davvero che tutte voi donne che siete qui possiate sentire oggi verso questo futuro della Chiesa e futuro del mondo in generale, del mondo intero. E grazie. Adesso possiamo aprire al dibattito, agli interventi. Sì. Io parlo, ho parlato più di loro. No, non sei stata niente. Bene, dopo che la professoressa Virgilia ha affrontato questo tema da tante sfaccettature, sempre aiutandoci a scoprire i tesori di ricchezza, di preziosità e di sapienza che stanno negli episodi della Sacra Scrittura, in questi personaggi femminili, apriamo la possibilità di intervenire, di interventi, per chi voglia fare domande, fare riflessioni ad alta voce. Chiunque lo voglia fare si avvicina e diamo la possibilità. Posso dirlo da qua? Semplice? Sì. Posso dirlo da qua? Non ci siamo procurati un microfono volante, ma forse è meglio così, la sentono meglio. Quello, ah, ecco. Non sa che deve fare la fatica di salire, non so. È un po' alto, infatti. No, in effetti si riesce, vero? Così fischia. Ah, ecco. Si sente. Parli così. Ecco. Sì. Forse non ho capito io, sì, ma volevo che mi chiarisse il concetto della fede
in due, anche esemplificato da lei per il fatto che Cristo chiamò gli apostoli a due a due. La fede non è un fatto solitario, però penso che lei ce lo dovrebbe chiarire, perché non tutti noi possiamo vivere una fede, la nostra fede, con un'altra persona, o con, capisce? Cioè, c'è anche una solitudine. Forse non ho capito il discorso, sì, o sì. Forse viene chiarito. Sì, sì, no, per carità, lo chiarisco subito. Niente, non casomai, chi può viene su. Vogliamo raccogliere. Sì, sì, ecco, raccogliamo i vari interventi e poi la professoressa risponderà in un'unica. Ok, intanto sì, così magari stimolo. Dunque, quello che si può osservare nella Bibbia è che la fede chiede sempre un'alleanza, come dicevo, no? Appunto, ho fatto degli esempi, quelli di donne, naturalmente, non so, per esempio, Debora agisce insieme a Giaele, Giuditta agisce insieme alla sua ancella, e ci sono tanti altri esempi. Elisabetta agisce insieme a Maria, almeno nella. Ora, questo però non significa che, come dire, che ci debba essere sempre un'azione comune, ma che la fede è sempre, diciamo così, carità. Cioè, anche se noi viviamo da soli, fisicamente, concretamente, non siamo mai soli. Penso che non ci sia nessuno qui che possa dire di vivere la fede da solo. La fede non si vive da solo. Perfino l'uomo di Dio Benedetto, fondatore del monachesimo in Occidente, diceva San Gregorio Magno, viveva lui con la sua anima al cospetto di Dio. Erano in tre, perfino i monaci. Questo però per noi è molto importante, perché invece che succede? Che noi siamo individualisti anche nella fede, e facciamo della fede un'esperienza solipsistica, un'esperienza che riguarda solo noi, privata. La fede non è mai privata, è sempre un abbraccio verso l'altro. Noi preghiamo sempre con tutta la Chiesa, mai da soli. Potremmo, non avrebbe senso una preghiera solitaria. Questo non significa che la fede non abbia la prova della solitudine, ci mancherebbe. Esther, vi dicevo, no? Per ben due volte dice: io sono sola, Signore, io sono sola. Ma mentre dice io sono sola, che cosa denuncia? Che lei era l'unica che potesse andare da Assuero. Ma il motivo per cui ci andava era proprio che cosa? Una fraternità, mi spiego. La suora ha capito bene. Perché ci va? È perché lei è legata a Mardocheo, lei è legata ai suoi fratelli. La fede è un fatto di famiglia, è un fatto di anche se noi scegliamo di vivere come suore, per carità, o di, ci mancherebbe altro, ma non c'è nessuna più di una suora o di un sacerdote che abbia una famiglia. Non è una famiglia di sangue. Non è una, ma è una famiglia ben più solida, che si fonda proprio su che cosa? Sull'alleanza della fede, che è la scommessa della agape, scommessa della condivisione della vita. Cioè, la fede è condivisione. Quindi noi non potremmo mai viverla da soli, intesa come un'esperienza, non so, una ricerca. Qual è la differenza tra la fede cristiana, non so, e la ricerca buddista dell'illuminazione? Adesso faccio un esempio, potrebbe sembrare banale. Proprio questo, io poi non conosco troppo abbastanza il buddismo per poter, tra l'altro, dire, fare questa distinzione, però, cioè, non è una ricerca filosofica la fede, non è una ricerca, non so, mi torna il rimbombo purtroppo, ma è che cosa? È la condivisione del proprio corpo. Che Paolo dice nella prima Corinti, capitolo 12, che siamo membra gli uni degli altri. Quindi non si dà la possibilità di una fede solitaria, non si dà.
che poi ci sia la solitudine nella fede, altro che, nel senso che quello che devi fare tu, il membro che sei tu, che sei l'occhio, in questo momento devi guardare, l'orecchio ascolterà, cioè nessuno fa quello che devi fare tu. Ecco dov'è la solitudine, ecco dov'è l'impegno, ecco dov'è essere, ecco dov'è la testimonianza, no? Che chiede un'adesione, sì, da solo in quel momento, perché sei tu, ma perché? Per fedeltà. Se tu rischi di fare una scelta precisa, come ha fatto Esther in quel momento, lo fai proprio perché non sei da sola. Che se lei fosse stata da sola, avrebbe dimenticato i suoi fratelli. La fedeltà è la fede, la fede è la fedeltà. E se noi fossimo da soli, a chi saremmo fedeli? È un anello, la fede. È fiducia, fedeltà. È l'espandersi della comunione, no? È chiaro adesso? Forse la signora pensava semplicemente alla fede, come dire, devo vivere con qualcuno. No, 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 ecco. No, no. A volte è difficile esprimerla a qualcuno. È difficilissimo trovare qualcuno con il quale parlare di, non so, un brano del Vangelo, della fede, della propria religione. È difficile, la gente, almeno nella mia esperienza, si ritrae, non vuole partecipare al discorso. Ecco, io le devo dare la testimonianza contraria, perché naturalmente, ma sa cosa penso? Che dai gesti che noi facciamo si riconosce la fede, e i gesti e le scelte, e fare come fece Esther, prendere la parte degli innocenti, tutti riconoscono questo. Un discorso astratto forse non viene riconosciuto, quando noi ci mettiamo a raccontare le cose in maniera astratta, ma quando noi spezziamo il pane della parola, che significa, no? Scelte concrete, significa stare dalla parte di chi è debole, significa tante cose che non devo esemplificarle io, le sanno loro molto bene, tutti riconoscono, nessuno si tira indietro, non credo. Ci vuole il malato proprio, altrimenti quello che prova è difficile. Quasi possibile. Quando Gesù toccò il lebbroso, no? Il lebbroso non poteva, il lebbroso doveva dire immondo, immondo, non doveva neanche farsi toccare. Ma Gesù lo toccò e lo guarì, e lui si fece toccare. Se Gesù fosse andato con un grande discorso, forse sarebbe scappato. Quali sono le ragioni della grande crisi di fede di oggi? Che dire, è una domanda, Enrica. È una domanda molto legittima, perché ce l'ha comunicata il Papa quando ha detto, prendendo atto di questa grande crisi di fede, vi invito a riflettere, a riscoprire la vostra fede, a diffonderla se la possedete nel modo che hai detto tu, cioè vivendola, testimoniandola concretamente. Ebbene, allora manca nell'uomo di oggi questa consapevolezza di non essere solo al mondo, ma di trovare nell'altro, appunto, la ragione della sua vita? E se manca, cos'è che ce l'ha fatta perdere? Perché le generazioni che ci hanno preceduto sono state generazioni di fede, o non era fede autentica? Sono domande che scaturiscono proprio da questa scossa che ci ha dato il Papa. Ci ha dato una scossa, ci ha detto stiamo attenti, siamo in una crisi totale di fede, noi come Chiesa, lui parla come Chiesa. Allora viene spontaneo continuare a porsi questa domanda: cosa sta accadendo, cos'è accaduto, come facciamo a guardare in avanti, come può essere il futuro, a ciascuno di noi cosa viene chiesto?
Perché ti ho fatto questa domanda, sembrerebbe enorme, ma può essere enorme. Anche molto semplice. Sì, può essere molto semplice, infatti. Cioè, semplificare è sempre deleterio, no? Perché quando uno semplifica un problema così complesso, diciamo un tema, cioè, fa sempre un'azione assolutamente indebita, no? Ma si può, io posso semplicemente, come dire, dare due o tre suggestioni più che spiegazioni, perché sarebbe davvero assurdo farlo così, no? In questo momento o con poche parole, e a parte poi non saprei neanche, perché è un'analisi molto vasta, no? Da fare. Dunque, la crisi di fede ad intra e ad extra, cioè. Dunque, primo io direi che dobbiamo pensare a cosa sia preso in considerazione, a quale fenomeno proprio in senso letterale, sia preso in considerazione per dire che c'è la crisi di fede. Io credo, così, mia piccola esperienza all'interno della Chiesa, che il fenomeno sia l'abbandono della frequenza della liturgia, della domenica, della come si dice, insomma, i cristiani praticanti sono sempre di meno, ecco, l'abbandono della prima. Poi la grande penuria oggi di vocazioni, tante congregazioni religiose non hanno più quasi nessuna vocazione in Italia, no? Ci sono adesso vocazioni nell'Oriente, Estremo Oriente, eccetera. E poi la crisi dei valori, l'etica, per cui allora non so, l'antropologia addirittura cristiana sta decadendo, l'antropologia, perché quando si parla di coppia formata da due donne sta mutando l'antropologia, perché l'antropologia era invece il genere che costituiva, la diversità del genere costituiva poi la coppia, no? E quindi è molto vasto, diciamo, il fenomeno che si osserva è questo. Cosa dire, quindi, perché questa crisi? Intanto la parola crisi è positiva, cioè si può vedere come in senso positivo, più che la crisi porta, è un'apertura che porta a una novità, sicuramente porterà a una novità. Allora, io sono ottimista per scelta, quindi io non sono pessimista e non penso che ieri ci fosse più fede di oggi. Forse deluderò Enrica, forse anche il Papa, non so, però ritengo questo, che faccio questo proprio esempio, no? Fino a che l'economia occidentale è stata un'economia, come si chiamava, di necessità, di bisogno, oggi non è più un'economia di bisogno, domani non sappiamo, però fino ad oggi è l'economia del superfluo. La pubblicità ci presenta, ci propina prodotti che, secondo gli studiosi, gli economisti, sono per il 98% superflui. Cioè, non è più un'economia primaria, non è che il pane e il vestito, ma tutte cose assolutamente, diciamo così, superflue secondo la... Allora, finché c'era, questo è stato studiato per carità, no? Finché c'era una economia di necessità, c'era bisogno anche di Dio, passatemi questo linguaggio, perché è chiaro che il buon mondo rurale che c'era per esempio in Italia, che faceva? Metteva una croce sui campi, faceva una benedizione sulle stalle, eccetera. C'era ancora bisogno di Dio. Quando l'economia, non è una cosa da poco, lo sganciamento dell'economia è stato importantissimo, anche poi per lo sganciamento culturale, è ovvio, no? Allora, quando poi ci si è resi conto che manipolando la natura in un certo modo si potessero avere dei raccolti in ogni caso che ci fosse la tempesta o che ci fosse la siccità, allora è venuto meno, no? Un po' questo, diciamo, bisogno di Dio per avere, per esempio, un buon raccolto o per avere... Questo è stato... dico questa cosa. Allora, per dire che cosa? Che la fede cristiana è anche stata in gran parte una religione, no? Una religione, cioè incarnata nella storia, nel periodo di storia. Allora, quando cambia l'economia, quando cambia
la vita delle persone, no? In tanti aspetti, è chiaro che anche la fede cristiana si incarna in un altro modo. Guardate, il cristianesimo fu una grande rivoluzione presso il giudaismo, eppure nacque dal giudaismo. La crisi del giudaismo ha fatto nascere il cristianesimo, praticamente. Quando Paolo dice non c'è più giudeo né greco, distrugge il mondo che c'era prima. Perché il mondo della religione giudaica stabiliva che un conto fossero i giudei, un conto i greci, cioè tutti gli altri, i circoncisi. È solo un esempio. Allora, oggi, questa è la ragione. Allora, ne analizzerei due. Allora, primo, la crisi della fede, certo, dipende da una temperie culturale che si è sganciata in gran parte. Dunque, il Novecento è stato il secolo della morte di Dio. Vi ricordate, i filosofi della morte di Dio ci sono stati. Adesso non mi dilungo su questo. È chiaro che c'è stato tutto un cammino, anche nella psicologia, no? La psicoanalisi, Freud è uno dei padri della morte di Dio, che... come dire, hanno reso la presenza di Dio nell'Occidente, sul piano culturale, diciamo così, superfluo. Cioè, non c'era più bisogno di Dio per tante cose, no? E va bene. Addirittura il senso di colpa veniva legato a un Dio, un superiore. Cioè, quindi era perfino auspicabile che si cancellasse una certa presenza di Dio, di un Dio che rendeva tutti minorenni, presentato così attraverso poi tutta una dottrina anche, no? E perché no, l'autorità della Chiesa. Il 68, ha distrutto tre grandi autorità, cioè il 68 è stata l'ultima pagina, ma molto prima, fin dalla metà dell'Ottocento queste cose venivano già, ha distrutto tre grandi, diciamo così, autorità. La prima autorità è stata il padre, è vero, perché i figli non ubbidivano più al padre. Guardate, lo stesso Don Milani giustamente ha detto, a modo suo, assolutamente giustamente, l'obbedienza non è più una virtù, ma il rapporto tra padre e figli si basava sull'obbedienza, o no? Che dite, qualcuno più anziano di me anche c'è qui. Quindi la non obbedienza, il padre, non la madre, che la madre è l'affettività, ma il padre che cos'è? L'etica. Padre è l'etica, padre è l'ordine, è il comando, è il precetto e quindi la legge, il padre è la legge, quindi il padre. Secondo, i professori, i maestri, la rivoluzione copernicana nella scuola che ancora oggi noi abbiamo, perché oggi, mentre prima del 68, il ragazzo doveva diventare che cosa? Quello che il maestro voleva, no? Il maestro aveva un modello e il ragazzo si doveva omologare a quel modello. Oggi noi inorridiamo di fronte a quel modello, voi genitori. Perché oggi invece la scuola, no? Mi sembra di poter dire che sia così. Sì, come dire, i professori sono lì il punto di riferimento è il ragazzo. Non è più il professore, d'accordo? Tutta la pedagogia, eccetera, che c'è di mezzo, che ha portato anche, purtroppo, a una grande ignoranza dei laureati. Per cui sono stati fatti degli esami di italiano dei laureati e voi sapete che i laureati non sanno l'italiano, fanno un sacco di errori ancora, piccolo così. Terza grande autorità, ma però queste rivoluzioni ci sono state, adesso proprio alla buona, adesso la sto tirando fuori, ma è così. Terza grande autorità che è stata divelta è la Chiesa, i parroci. Io ricordo quando ero una ragazzina, portavo le minigonne, era il periodo che c'era la minigonna, avevo 13 anni e portavamo queste minigonne. E chi ci riprendeva? Tanto è vero che anche mamma diceva non ti far vedere dal parroco. I parroci, mi ricordo, compresi le perpetue, era una perpetua tremenda, ci vietava, noi eravamo davvero poco più che delle bambine, ma a quell'epoca c'erano tanto, no? Negli anni 70, queste minigonne, e quindi, però c'erano, adesso ho fatto l'esempio di me, ma i preti, i sacerdoti e la Chiesa aveva una sua autorità. Queste tre autorità sono state buttate all'aria, diciamo così, no? Beh, e quindi è la cultura, è un'altra,
direi, per concludere sulla cultura, che poi la società che insomma così ha visto le classi borghesi, no? Che hanno avuto, non c'è più la nobiltà, ma c'è la borghesia oggi, no? Ancora oggi, voglio dire. Queste classi, poi, dal punto di vista sociale, sociologico più che altro, sono fortemente individualistiche. Noi abbiamo lo spirito borghese, poco da fare, proprietario, sono quello che ho fatto io, un po', pochi, che non, prego? Che non è vero, lei dice, però la mentalità è questa, non è vero, non è vero, però il modo di pensare è questo. Esatto. E questo ha fatto, secondo me, ha demolito quella bella cosa che c'era invece in una società, non so, per esempio, no? Contadina, no? Più bisogno della comunità. No, la stessa, proprio anche l'attività contadina chiedeva l'aiuto vicendevole, no? Invece il borghese c'ha la sua azienda, va avanti, mors tua vita mea, anche questo, no? Se io sono più grande, se io mi impongo, e poi cose ben più grandi che vediamo oggi, insomma. Per cui c'è un individualismo incredibile. Quando sono finiti, allora, con il rifiuto dell'autorità, sono venuti meno anche i legami, per esempio, tra padre e figlio. Allora, la figura del padre oggi bisognerebbe rifletterci molto, no? Nell'Occidente, perché è quello. E quindi sono rimasti i legami affettivi. Ma i legami affettivi non hanno, i legami non si possono basare solo sull'affettività, perché su ciò che sento, no? Era il verbo di quando io facevo l'università, facevamo quello che sentivamo, ma oggi senti questo, domani senti tutto il contrario, per cui quelli che erano, non so, i pilastri, la famiglia. E perché oggi c'è la crisi? C'è la crisi della fede perché la crisi della famiglia diventa un segnale della crisi della fede, ma perché non dura niente, non dura un paio di scarpe, dura una settimana, o vabbè, un mese, una stagione, niente dura. In una società consumistica, in un'economia consumistica ancora oggi, dobbiamo comprare, per comprare dobbiamo buttare. Qui, se volete, c'è Bauman, no? Questo filosofo, che ha scritto molto su questa società liquida. Beh, un po' è vero, culturalmente, quindi è così. E allora, tutte, purtroppo, anche lui ha scritto anche un libro sui legami liquidi. E insomma, da qui là è inutile, cioè, mi fermo su questo qui. Per quanto riguarda la crisi dentro la Chiesa, che cosa penso? Ma penso che... E come si può dire una cosa, forse che persone dicono, che purtroppo invade il diritto oggi. Cioè il fatto che molti oggi studino il diritto canonico invece di studiare l'esegesi biblica, no, nelle facoltà pontificie, è un segnale. Che i rapporti all'interno purtroppo, anche tra il clero, i laici, si riducono a una questione giuridica. Mi fermo qui perché voglio... non è possibile, ci vuole l'anima, ci vuole il corpo vivente. E la più bella cosa che io ho sentito veramente vibrare in Piazza San Pietro il giorno dell'ultima udienza del Papa è stata questa. Questo è un messaggio grandissimo che il Papa ha dato, perché il Papa ha detto: la Chiesa non sono le istituzioni, ha detto questo a San Pietro. Non solo a San Pietro, voglio dire, non c'è l'inizio, dietro c'è il cupolone, no? Cioè, dietro, stavamo lì sotto proprio. Quindi non sono le istituzioni, non sono le strutture. Ha detto lui, se voi andate a rileggere quel discorso, ma siete voi il corpo vivente. Per me non c'è una crisi della fede. C'è una crisi, cioè c'è un mutamento, ma è giusto, la fede è questo. La fede non è mica una cosa stabilita, è un cammino continuo, è un flusso che cambia con la tua vita, con la vita della Chiesa e di ciascuno. Quindi è un andare verso. Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù parla proprio con Pietro e gli dice, ultimo discorso, gli dice: Pietro, mi ami tu? Cioè, Pietro per tre volte gli ripete questa domanda, poi alla fine dice: finché eri giovane tu andavi dove volevi, ma arriverà quando sarai vecchio
altri ti condurranno. Questa è la fede, questa è la fede. C'è un cammino, anche per Pietro era questo, e quanto è bello quel testo anche per il nostro Papa, no? Cioè, allora, che dire che bisogna? Il problema non è che contare quanti cresimati ci sono. Se no, questo è un diritto, non so come chiamarlo, è la carta. Ma anche se ci fossero tanti cresimati, ma poi sti ragazzi, che pensano, che fanno? Non possiamo ridurci ad essere dei notai, no? E questo è il punto. Le vocazioni non ci sono, ma perché non ci sono le vocazioni? Volete sapere quello che penso io? Perché non c'è il tessuto della comunità, che come dice la signora, ma mica tutti possono vivere la fede insieme agli altri. Ma se non c'è comunità, che senso hanno le vocazioni? Il presbitero è l'anziano della comunità, ma il sacramento è la comunità. Mi spiego? Se noi viviamo ognuno privatamente per conto proprio e poi solo la domenica andiamo a prendere la messa come se fosse un oggetto da afferrare, ma allora ecco qual è la crisi della fede, il tessuto. E non possiamo avere giustificazioni, perché non è vero che la società non ci vuole, non è vero. La società ci grida dietro, secondo me, è che noi non sappiamo ascoltare, perché ci sentiamo impotenti, perché non ci mettiamo in gioco veramente. Non è vero che i ragazzi non vogliono. I ragazzi vogliono, e poi come? Più che mai i ragazzi oggi, io ne incontro tanti, a me è una piccola esperienza, però è anche grande perché in tutta Italia li incontro veramente, mi piace fare bene. Hanno bisogno di qualcosa che resti, i ragazzi. Hanno bisogno di qualcosa su cui fondarsi, un temelion si dice in greco, un fondamento. I più piccoli ancora di più, veramente, non è vero che i giovani, no, anzi. Mi fermo.